Con questo breve documentario vogliamo mostrarvi l'attività amministrativa dal 2002 ad oggi. Quali sono stati i lavori pubblici appaltati e realizzati dall'amministrazione Tartaglia? Qui siamo davanti alla Chiesa Madre, dove sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione. Qui vediamo i lavori di arredo urbano del centro storico. E i marciapiedi realizzati con ciottoli di fiume. Alziamo ora lo sguardo verso il maestoso costone roccioso, dove possiamo ammirare gli interventi di risanamento e di messa in sicurezza che sono stati effettuati. Reti metalliche trasportate in elicottero e grossi chiodi fissati nella pietra proteggono il centro storico e l'intera vallata. Spostandoci verso la località Portella, troviamo un nuovo parcheggio con una bellissima balaustra. Da cui è possibile ammirare l'intera valle. In questo lavoro si è prestata molta attenzione nel salvaguardare e valorizzare il vecchio portale di pietra bianca. Passiamo alle opere eseguite in Viale Kennedy, dove oltre al rifacimento del mando stradale sono stati realizzati marciapiedi in porfido e i muri sono stati rivestiti in pietra. Al di sotto del Viale Kennedy fervono i lavori di completamento della strada che passa davanti alla scuola materna. Inoltre proprio qui sta nascendo un parcheggio attrezzato con arredo urbano ed aree verdi. Ecco la scuola materna, che per alcuni anni è rimasta chiusa. Ormai ha riaperto le porte alle nuove generazioni, in un ambiente completamente ristrutturato. È stato rifatto il tetto, è stato realizzato un nuovo intonaco e gli ambienti interni sono stati rinnovati. Ora stiamo guardando i riflettori del campo sportivo. Sono stati rifatti gli impianti elettrici adeguandoli alle normative CEE. Al terreno di gioco è stato effettuato un intervento di ricarica utilizzando del terriccio lavico. È stata inoltre finanziata la costruzione dei nuovi spogliatoi. Parliamo adesso della scuola media statale. Anche in questo edificio sono stati svolti diversi lavori di adeguamento alle norme attuali, come l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante una scala esterna in ferro e la creazione di porte interne antipanico. Osserviamo ancora la caserma forestale. È in corso l'opera di restauro completo. A lavori ultimati potremmo di nuovo riavere a Cogliano le guardie forestali, che saranno molto importanti per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio montano. Questo è l'ufficio postale da cui parte un nuovo impianto di pubblica illuminazione e prosegue per via Salitto, illuminando anche una parte del piano di zona. È splendida e suggestiva la panoramica di Palazzo Borriello. Sono durati un anno i lavori di restauro del primo lotto.
lavori finanziati dalla provincia di Salerno, insieme alla Soprintendenza alle Belle Arti. Attualmente in itinere il progetto per il finanziamento del secondo lotto, grazie al quale sarà sancito il restauro completo. Capuaccio, una zona bellissima per posizione geografica. Volgono ormai al termine i lavori di creazione dell'impianto di pubblica illuminazione. Nelle immagini vediamo alcuni operai procedere agli ultimi collegamenti elettrici, prima di illuminare l'intera strada. Siamo arrivati a Coglianello, dove sono stati eseguiti i lavori di urbanizzazione primaria alle abitazioni. Ma non solo, è stata allargata la curva spostando il muretto e il palo dell'illuminazione pubblica. Sono stati inoltre eseguiti interventi all'impianto idrico. Osserviamo l'area in cui c'erano i prefabbricati. Sono stati smaltiti e proprio su quel suolo nasceranno dei nuovi alloggi. Attualmente i lavori sono in fase di appalto. Anche nel piano di zona possiamo notare lavori di sistemazione. È in cantiere un progetto per la riqualificazione del borgo e del castello normanno tramite fonti FERS. Wee Willie wake it with a candlestick, still writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. Stiamo percorrendo ora la strada che da Coglianello ci condurrà in montagna. Ci accorgiamo da subito che il mando stradale è stato interamente rifatto per tutto il percorso. I tornanti tortuosi sono stati smussati, sistemati con muretti in cemento. Facciamo la prima sosta in località Serra Petrosa, dove possiamo osservare la bellissima area picnic realizzata in legno con la collaborazione della comunità mondana Alto e Medio Sele. Proseguendo il cammino arriviamo in località Falotico. È proprio qui che dall'autunno scorso è stato aperto al pubblico l'impianto di tiro a piattello. Continuiamo il cammino fino a Piano di Cambo per ammirare un'altra strada perfetta. Con grande soddisfazione percorriamo la strada che conduce in località Dardano. È asfaltata come non lo è mai stata prima d'ora. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Appena giunti nel piano, entriamo nel parco attrezzato. Dei tavoli in legno. Ed intorno ad essi uno steccato lunghissimo. Questi sono lavori realizzati negli ultimi due anni. Iniziamo ora la discesa che da Sant'Erta giunge a Valle di Raio. È emozionante osservare l'immensa distesa verde percorrendo una strada che è stata asfaltata per chilometri. My heart going
muretti, argini ed altro ancora. Osserviamo scendendo a valle. Ritorniamo a Cogliano e osserviamo i lavori di smaltimento e di bonifica dei prefabbricati. Siamo in località Sasso. In località Serra sono stati costruiti 24 nuovi alloggi, che sono già abitati. A fianco vediamo i lavori di creazione di una piazzetta con aree verdi e pubblica illuminazione. Nella zona bassa in località Serra sono in fase di costruzione 16 nuovi alloggi che sorgeranno sull'area dei prefabbricati. A Coglianello saranno costruiti 10 nuovi alloggi, che saranno anch'essi case popolari. Le immagini che scorrono sono relative ai lavori di messa a norma del depuratore in località Ponte Maiale. Percorrendo la strada che da Bazzano arriva a San Vittore, notiamo che sono in corso i lavori di ampliamento dell'ultimo tratto stradale provinciale. Oltre all'impianto di pubblica illuminazione, sono stati rifatti diversi muri lungo la strada. Siamo davanti al tempietto di San Vittore. Stanno per iniziare i lavori di recupero dell'intera area. Giardini e arredo urbano valorizzeranno l'intera piazza. Diamo uno sguardo al campo sportivo. Osserviamo i nuovi spogliatoi che stanno nascendo. Oltre ad essi saranno installati riflettori e sarà sistemato il terreno di gioco. È stata inoltre sistemata l'area della scuola materna e sono stati sostituiti tutti gli infissi. Siamo sul rettilineo di Cobbe. L'intero tratto stradale è stato illuminato con un nuovo impianto di pubblica illuminazione. Anche il mando stradale ha subito diversi interventi di manutenzione. Osserviamo ora i lavori di messa in sicurezza del vallone. What did I do to deserve this? And my trust in God. Worked every day of my life, thought I had some guarantees. That's what I thought. Che attraversa la strada interpoderale Coppe Macchia. In seguito all'alluvione sono state rifatte anche le cunette ed è stata asfaltata tutta l'arteria stradale. Ecco la scuola elementare, ha subito un notevole ampliamento, è stata restaurata l'intera facciata. Siamo in località Bisigliano, osserviamo i lavori di pubblica illuminazione che sono stati eseguiti su un intero tratto stradale. Ci avviciniamo adesso dinanzi alla Cappella dell'Annunziata. Procede l'intervento di restauro. Disregarding me.
Ed ecco a voi la Cogliano del domani. Abbiamo potuto realizzare tutto questo anche grazie al vostro sostegno. Ancora una volta vi chiediamo il voto di fiducia. Coglianesi, il 27 e 28 maggio 2007. Votiamo insieme per il sindaco Antonio Tartaglia e la lista campana. Perché il cammino possa continuare. And the coming of the winter, fear that is within you now, it seems to never end. And the dreams that have escaped you, and the hope that you've forgotten, you tell me that you need me now. You want to be my friend, and you wonder where we're going, where's the rhyme, where's the. And it's you cannot accept. It is here we must begin to seek the wisdom of the children and the graceful way of flowers in the wind. For the children and the flowers are my sisters and my brothers. Their laughter and their love. Blessing for today. Though the cities start to crumble and the towers fall around us, the sun is slowly fading and it's colder than the sea. It is written from the desert to the mountains they shall lead us. By the hand and by the heart, they will comfort you and me. In their innocence and trusting, they will.